Padre Matteo! Sì? Padre Matteo! Sì! C'è un visitatore per voi! Un visitatore? Sì! Padre Matteo! Oh. Padre Michele Ruggeri! Sono io, Michele Ruggeri. Sono stanco e sono anche sporco perché sono in viaggio da 5 giorni. Oh, queste scale, ma questa casa è sempre così pazza. La stiamo sistemando. Sì, da sempre. Padre Michele. Padre, la cultura cristiana non entra nel cervello dei cinesi. I cinesi nell'anima hanno un fratello affettuoso consigliere che si chiama Confucio. Voglio cercare un modo, di studiare un modo per poter far capire la nostra fede a loro con la speranza, la carità. Ma hai fatto tu queste cose, hai disegnato tu questa meraviglia di carta? Con l'aiuto di Dio, sì. Oh, scusi padre, ma io sono stato mandato da lei in Cina, è così? Credo di sì. Crede? Bene. E perché padre? No, credo per le sue doti di intelligenza, ma soprattutto di intuizione, quella che sta fuori dalla fede, ma che muove l'intelletto scientifico. Ecco, il cerchio. È bellissimo! Sono sicuro che i cinesi capiranno. Dio il cerchio, il quadrato, gli uomini che lo cercano e lo Spirito Santo, la spinta continua a cercare Dio, ossia la quadratura del cerchio. Matteo Ricci è morto nel 1610, l'Expo è nel 2010, 400 anni. Con questa voglia di celebrare che abbiamo noi italiani, la cosa andava bene. Il secondo senso, non inferiore, più importante, è la grandezza della figura, di cui si è parlato troppo poco in 400 anni di silenzio, che forse sono stati una condanna per lui, che aveva capito una cosa enorme, la sostanza della fede nel mistero del dogma, però cercando di avvicinarsi, come il filosofo Nicola Cusano suggerisce, nella follia della quadratura del cerchio, che per noi, nella nostra lingua, è un modo di dire che qualifica o dequalifica il possibile o l'impossibile. Li man dou dao, san bai da ren. Serenissimo governatore, noi vogliamo incontri pacifici con i nostri fratelli cinesi, a cui poter amabilmente raccontare le nostre storie cristiane. Abbiamo tradotto i nostri 10 comandamenti per significare la conformità della legge di Dio con il lume naturale della ragione, che dà sostanza alla vita sociale. Sudio. Taixi, grande letterato, mio cuore battere, bum bum bum. Questa è vostra. Belle parole italiane. Padre, ora ci lascia. Che cosa sarà di noi? Sì. 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 Sono assolutamente scioccato dalla tolleranza di Matteo Ricci e dalla tolleranza di un popolo che
ha dietro questa maschera di modernità che vediamo oggi a Shanghai una cultura millenaria e che gli italiani di una volta e di oggi riescono attraverso forse questo spettacolo a scoprire. Ah, vi ringrazio. Che altro dire? Speriamo che questa cosa riusciamo a rifarla in Italia.